Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura, come sempre, ci occupiamo dell'ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus e lo facciamo in maniera speciale con delle immagini un po' forti, perché vi preannuncio già che al termine di questa edizione del nostro telegiornale vi proporremo uno speciale, il nostro viaggio nelle terapie intensive, questo speciale realizzato dal nostro Roberto Maggi e da Massimo Quercia. È il volto forse più drammatico di questa epidemia, perché vi racconta l'attività di medici e infermieri che combattono in trincea per garantire la vita dei pazienti e pazienti che a loro volta combattono contro il Covid-19. Sono immagini forti, ma è la realtà ed è uno dei volti, dicevamo, di questa epidemia e ci sembrava giusto raccontarvela. Vediamo quindi una breve anticipazione di questo speciale che poi vedrete dalle 20:30 in poi. Partiamo quando siamo sicuri. Siamo alle porte del reparto. 83 di saturazione, si cambia ventilatore. 4,50 per 27 con 10 di fisco. Vai, 3, 2, 1, via. Questo virus crea grossi problemi a livello polmonare, endoteliale, vascolare, e tutto ciò comporta delle gravi forme di ipossemia, cioè di riduzione della quantità di ossigeno nel sangue. In tutta la prima ondata abbiamo trattato sui 110 pazienti, adesso noi li abbiamo già abbondantemente superati. Siamo abituati quotidianamente a lottare contro la morte e ogni qualvolta riusciamo a vincere la battaglia, la soddisfazione di uscire da quella porta e dire siamo riusciti a salvare un essere umano. Adesso vedi anche la gente che fa fatica a crederci. I media, i telegiornali trasmettono solo una piccolissima parte di quello che viviamo noi. Un contributo anche per lanciare un messaggio importante, che è quello di non abbassare la guardia in questo momento. E allora andiamo avanti, perché come sempre vi diamo i numeri del bollettino di oggi che registrano un aumento significativo soprattutto dei decessi. Sentiamo. A preoccupare oggi non sono i numeri di ricoveri, che per la prima volta restano stabili, ma il dato dei decessi. In Puglia si è toccato il picco da marzo scorso, 52 morti nelle ultime 24 ore, anche se l'ASL di Foggia precisa che alcuni decessi risalgono allo scorso fine settimana, ma le strutture sanitarie li hanno segnalati solo ieri. I numeri degli ospedalizzati sono gli stessi di ieri invece, 1690 pazienti Covid in totale, 191 nelle terapie intensive. Sono 1567 i positivi registrati oggi su 9770 test per l'infezione da Covid-19, di questi 537 in provincia di Bari. È positivo il 16,04% dei tamponi processati, in linea con la media della scorsa settimana. Il totale dei positivi attuale sale a 32.959. L'RSA continuano ad essere l'anello debole. Un focolaio Covid nella struttura Il Club del Nonno a Bari ha provocato il decesso di 6 anziani su 25 ospiti contagiati. E in attesa che le 150 USCA entrino in funzione, è stato elaborato un protocollo per la gestione terapeutica a domicilio dei pazienti Covid. Il vademecum è stato stilato dai medici della FIMG, della Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie e della Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie, con la supervisione del professor Gioacchino Angarano, uno dei 15 medici pensionati tornati in corsia per dare una mano nell'affrontare l'emergenza coronavirus in Puglia. Andiamo avanti con l'inchiesta sui decessi per legionellosi. Sono 5 le persone indagate per eventi distinti avvenuti tra il 2018 e il 2020. Una bufera giudiziaria in piena pandemia che rischia di abbattersi sul Policlinico di Bari. Sentiamo. Un'inchiesta che fa riferimento a fatti avvenuti tra il 2018 e il 2020, 4 decessi di persone colpite dal batterio della legionella che erano passate da reparti dei padiglioni Asclepio Secchini del Policlinico di Bari. L'ospedale centrale della città finisce al centro della bufera giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe De Benedictis, ha disposto il sequestro con facoltà d'uso delle strutture interessate dall'inchiesta, ma la richiesta dei PM Grazia Errede e Alessio Coccioli era stata quella di sospendere completamente l'attività. Una decisione che avrebbe certamente causato non pochi disagi, soprattutto in un momento così delicato nella gestione dell'attività sanitaria. Contemporaneamente sono indagate 5 persone, tra questi direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda Policlinico, a cui a vario titolo sarebbe stata attribuita la responsabilità per una serie di ipotesi di reato, tra cui quella per omissione di atti d'ufficio. Il Dipartimento di Prevenzione, stando agli atti, avrebbe infatti sollecitato più volte l'azienda a bonificare le condotte interessate e a sospendere l'attività nei reparti. Per gli
indagati è stata anche richiesta l'interdizione, nessun commento dalla direzione in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini. E allora, come sempre ci colleghiamo con la nostra postazione social e dunque oggi a raccontarci quanto accade sulla rete è Tiziano Tridente. Buonasera Tiziano. Sì, eccoci Alessandra, buonasera a te. Parliamo di Covid anche all'interno del nostro sito internet e in particolare del nuovo drive-thru attivato oggi da Protezione Civile e ASL ad Acquaviva delle Fonti. Acquaviva è uno dei comuni del Varese con la più alta incidenza di contagi, un caso ogni 91 abitanti. Rapporti più severi si registrano solo ad Altamura, Gravina e Corato. L'ultimo aggiornamento rispetto ai casi Covid in città è stato fornito questo pomeriggio dal sindaco Davide Carlucci. Sono 230 le persone attualmente contagiate con 9 positivi ricoverati. Il drive-thru per i tamponi è stato attivato nei pressi della scuola materna Nicola Capozzo, servirà non solo Acquaviva ma tutto il territorio del sud-est barese ed i test saranno effettuati anche con la collaborazione della cooperativa Aliante. A te. Grazie Tiziano, che ritroveremo poi nella seconda parte del nostro telegiornale. Noi cambiamo argomento e parliamo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Calano i numeri delle denunce in Puglia a causa della pandemia, ma la macchina dei soccorsi non si frena e i centri antiviolenza continuano a lavorare purtroppo senza sosta. 1.440 richieste d'aiuto, 76 donne protette, 73 minori su 892 percorsi avviati in seguito a denunce arrivate nei centri antiviolenza di tutta la Puglia, 27 per la precisione, con 65 sportelli e 18 case di prima e seconda accoglienza. Numeri che si riferiscono ai primi mesi del 2020, ma che sono in calo rispetto a quelli dell'anno precedente, complice la pandemia che non ha frenato gli episodi di violenza su donne e minori. Il 2020 è stato un anno complicato anche nella gestione, a distanza delle diverse richieste arrivate e che continuano ad essere tante, troppe. I dati raccolti dall'Osservatorio regionale dal 2014 al 2019 ci dicono che aumenta il numero di donne che denuncia, il 52%, solo il 2% si ritira per paura. Per il 90% dei casi si tratta di donne di nazionalità italiana, la maggior parte delle quali si presenta spontaneamente nei centri antiviolenza, ma cresce positivamente il numero di chi invece decide di denunciare per loro. Ma i dati ci dicono anche che esistono diversi tipi di violenza, da quella fisica a quella psicologica, e che tutti sono trasversali, non conoscono età né titolo di studio, ma la condizione sociale purtroppo sì. Il 45% delle vittime non ha occupazione, mentre il 17,5% ha un'occupazione precaria, un dato che rafforza l'idea di continuare con percorsi di formazione dell'indipendenza delle donne, sia di vita che lavorativa, percorsi possibili con l'aiuto di esperti che anche nei giorni difficili dell'emergenza hanno continuato a lavorare senza sosta. Il nostro progetto per domani è cercare di diffondere e arrivare a più donne possibili e a più uomini possibili. In particolar modo ci saranno due progetti particolari che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione delle farmacie territoriali, ma anche di tutte le librerie della città di Bari. In particolar modo verranno distribuite presso tutte le librerie della città queste bags con i numeri telefonici dei centri antiviolenza, verranno consegnati a chi acquista un libro. Un modo per sostenere le librerie, ma un modo specialmente per promuovere numeri utili affinché possano arrivare in più case possibili. E poi, grazie alla collaborazione di tante attività commerciali che hanno aderito con entusiasmo in questo periodo, pizzerie, bar, panifici, ci permetteranno di distribuire e di allegare ad esempio alle pizze anche dei cartoni, alle cartoni delle pizze, ma anche a tutti i takeaway, i numeri utili affinché possano arrivare nelle case più raggiungibili. E andiamo avanti, perché il Demo Day Club partecipa alla campagna di crowdfunding Local Legends, la raccolta fondi per fare in modo che i live club non stacchino la spina delle loro attività. Sentiamo. Le piste da ballo sono vuote e le luci su quei palchi che hanno ospitato artisti di fama nazionale e internazionale sono spente, ma il Demo Day non stacca la spina e in partnership con altri locali live europei lancia la campagna di crowdfunding Local Legends. Local Legend nasce da un'idea di Ticket Swap e Cosimo, che è un fondo di investimenti. Una raccolta fondi di tutte le persone che hanno, in questo caso, hanno vissuto il Demo Day, per aiutare il Demo Day a non staccare la spina
e quindi a continuare a sopravvivere nonostante questo lungo anno di inattività. Ma c'è di più, sono tanti progetti in mente per il rilancio futuro del club non appena l'emergenza coronavirus sarà terminata. Ampio spazio sarà garantito agli artisti emergenti con nuovi format e a livello scenografico sarà creata sfruttando uno dei muri della struttura un'installazione con immagini e nomi di chi ha aiutato il locale durante questo periodo difficile che avrà il nome di The Wall of Demodè, un locale che da 20 anni domina la scena dei live club del sud Italia con concerti, party e DJ set e che rappresenta un settore che per primo ha dovuto chiudere le porte. Io sento battere il cuore di questo locale e ogni volta ci vengo un po' meno adesso perché mi fa sempre male accendere le luci all'ingresso, vederlo desolato dopo tanti anni di, fra virgolette, trionfi musicali. Ogni volta è un colpo al cuore, però vedendo il bicchiere mezzo pieno, sicuramente quando torneremo ancora con più voglia di fare musica e di fare spettacolo. Bene, ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie. Apriamo questa seconda parte del nostro telegiornale parlando di economia. Ci poniamo la domanda quanto la pandemia sta pesando sul tessuto economico e produttivo. Stiamo raccogliendo le testimonianze degli imprenditori e oggi è la volta di Gaetano Frulli, amministratore delegato della Frulli Group. Sentiamo. Dottor Frulli, la vostra azienda è un ponte con la grande distribuzione. In qualche modo, dalla vostra prospettiva, riuscite a capire in che direzione stanno andando i consumi? I consumi in questa situazione stanno cambiando e stanno avendo dei picchi diversi in base alle esigenze dei consumatori in questo momento. Voi registrate un po' di austerity adesso in famiglia e lei mi faceva una differenza sostanziale tra la prima fase epidemica e la seconda. È chiaro che la prima è stata caratterizzata anche da un lockdown rispetto a questa seconda fase in cui viviamo delle restrizioni che però non ci costringono a stare a casa tutto il giorno. Sicuramente. Ed è anche in maniera marcata. Diciamo che noi abbiamo vissuto una prima fase con lockdown di una corsa, soprattutto per quanto riguarda il canale preponderante della nostra attività, che è quello di seguire i clienti della grande distribuzione, dove ci sono stati una rincorsa agli acquisti e a determinati tipi di acquisti, di prodotti basic o di preparazione. Infatti il consumatore chiuso oggettivamente in casa ha riacquistato l'abitudine a, forse anche con un po' di entusiasmo familiare, a farsi il pane in casa, a prodursi la pasta, a preparare dei dolci, e il primo lockdown ha visto una rincorsa ai consumi in una certa maniera. Oggi, pur non essendo in lockdown, ma comunque in una restrizione di possibilità di girare, determinate attività sono chiuse, vediamo un consumatore diverso che è oggettivamente molto più attento alla convenienza dei prodotti, è molto, perché giustamente la crisi e la difficoltà economica c'è e sta incominciando ad essere eccessivamente importante, soprattutto su tante attività economiche che sono chiuse e lavoratori che non percepiscono più reddito perché avevano lavori occasionali o avevano reddito da lavoro nero, oppure aziende che non hanno la capacità di sostituirsi e poter integrare le casse integrazioni, e dunque oggi il consumatore acquista prodotti di prima necessità, ma tutti i giorni, non più con una rincorsa a fare dispensa, e sta vedendo, il mercato in questo momento sta soffrendo perché i consumi di tutto quello che era fuori casa sono completamente fermi e morti. E mentre c'è stato nella prima fase lockdown un po' di recupero di volumi di acquisto e di conseguenza di consumi sul domestico, oggi registriamo una difficoltà anche nel domestico a recuperare e a mantenere i volumi
dello scorso anno. Il settore del food, almeno nei mesi scorsi, è stato un settore sicuramente in controtendenza rispetto all'andamento generale, perché ha registrato comunque un aumento con un vento in poppa soprattutto per quel che riguarda il settore dell'e-commerce. Lei però sottolineava quanto l'assenza di un indotto rispetto a questo segmento stia pesando poi sui fatturati, che non registrano un incremento significativo in questo momento. E così conferma questo quadro o no? Allora, l'e-commerce sicuramente sta crescendo, parliamo soprattutto nel food di numeri ancora molto piccoli e dunque non recupereranno mai, non ci sarà mai un recupero reale di volumi in questo momento. Sicuramente tutti i distributori e tutti i punti vendita si sono attrezzati per far concorrenza con una loro struttura di e-commerce ai grandi colossi internazionali e stanno reagendo molto bene, perché c'è fedeltà da parte del consumatore locale verso il proprio punto vendita di fiducia anche nell'e-commerce. Ovviamente quello è un ulteriore aggravio di costi per le aziende, non in questo momento, che non riescono sicuramente a compensare con i volumi che movimentano. Cambiamo argomento e parliamo di giunta regionale, perché è iniziata oggi alle 13 la prima giunta della nuova legislatura pugliese presieduta dal governatore Michele Emiliano. All'ordine del giorno le linee programmatiche che saranno illustrate nel Consiglio regionale giovedì nella seduta di insediamento. Nel palazzo della presidenza della Regione Puglia sul lungomare sono giunti per discuterne tutti gli assessori dell'esecutivo, a partire dal vicepresidente Raffaele Piemontese, poi Pierluigi Lopalco alla sanità, Donato Pentassugli all'agricoltura, Anita Moro di Noia ai trasporti, Anna Grazia Maraschio all'ambiente, Sebastiano Leo formazione e lavoro, Massimo Brai cultura, Gianni Stea personale, Alessandro Dellinoci allo sviluppo. E stiamo sempre in tema, ancora vuota invece la casella del welfare destinata alla pentastellata Rosa Barone. Questa mattina l'incontro con il presidente, che tra poco si interfaccerà anche con il capo politico del movimento, Vito Crimi, sentiamo. L'incontro è stato interlocutorio, spiega Rosa Barone, consigliera del Movimento 5 Stelle Regione, già presidente della Commissione Antimafia e candidata all'assessorato al welfare. Destinata a lei, la casella al momento rimasta vuota nella composizione del parlamentino pugliese, ma sui tempi ancora non si sa nulla. Tutto tace anche per la votazione sulla piattaforma Rousseau, che confermerà o meno l'alleanza. Abbiamo parlato solo di temi, spiega al telefono. Nei prossimi giorni anche il capo politico del Movimento, Vito Crimi, parlerà con il presidente Michele Emiliano, ancora attesa dunque. L'incontro tra i consiglieri e il governatore pugliese arriva in concomitanza ad un'altra voce circolata in queste ore e che vorrebbe alla vicepresidenza della regione un altro esponente del Movimento 5 Stelle. Non si fermano contestualmente gli appelli al no a questa collaborazione di quella parte del movimento che invita tutti alla coerenza con quanto fatto in campagna elettorale. Sarebbe imbarazzante nei confronti del nostro elettorato, spiegano. Emiliano ci ascolti in quanto minoranza e se ci sono dei punti condivisi del programma, concludono, vengano portati avanti. In futuro si vedrà. Restiamo in tema, perché l'ex consigliere regionale Sergio Blasi e l'ex consigliere politico del governatore Michele Emiliano, Domenico De Santis, entrambi candidati col PD, risultati non eletti alle scorse regionali di settembre in Puglia, hanno confermato il presidente Emiliano, hanno presentato ricorso al TAR contestando l'attribuzione dei seggi dell'ufficio elettorale della Corte d'Appello. Anche Forza Italia aveva precedentemente annunciato un ricorso. De Santis, assistito dagli avvocati Pierluigi Balducci e Pietro Augusto De Nicolò e dal professore Saverio Sticchi Damiani, rileva presunti errori dell'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello che avrebbero portato alla sua esclusione dal Consiglio regionale. In queste settimane ho ragionato molto sul da farsi, sottolinea lo stesso De Santis, sono stati i miei elettori alla fine a spingermi a presentare questo ricorso, sono il settimo più votato. E siamo all'ultimo collegamento con la nostra rete, dunque do la linea a Tiziano Tridente.
Sì, Alessandra, eccoci per raccontare del sopralluogo effettuato oggi pomeriggio dal sindaco Antonio De Caro all'interno dell'ex caserma Rossani, dove è stato testato l'impianto di illuminazione del nuovo parco. Tutta l'emozione del primo cittadino è stata raccolta in una diretta Facebook lunga circa 10 minuti. Il sindaco ha iniziato la sua passeggiata nei pressi del campo polifunzionale, dove sono stati già montati i canestri, che sarà colorato nei prossimi giorni. E a proposito di colori, i sentieri ne avranno due diversi, ha spiegato De Caro, riferendosi alla pavimentazione dei viali. Uno marrone scuro per i sentieri più piccoli, uno più tenue, una sorta di giallo ocra per quelli più grandi. Nel cronoprogramma dei lavori, la pavimentazione del parco dovrebbe essere ultimata entro la prima settimana di dicembre. Una volta finito, ha ricordato De Caro, questo sarà uno dei parchi più grandi della città. A te. Grazie Tiziano, noi siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, vi rinnovo l'invito a restare sintonizzati su Telebari, perché vi trasmetteremo subito dopo questa edizione del nostro telegiornale lo speciale realizzato da Roberto Maggi e da Massimo Quercia, un viaggio nelle terapie intensive. Vi raccontiamo il volto più drammatico di questa epidemia, forse un po' forte, un po' crudo, ma è la realtà dei fatti ed è un modo, anche un monito meglio, per non abbassare la guardia in questo momento. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio con il punto di Maddalena Tulanti a seguire il nostro speciale che troverete da domani sul nostro sito e sulle nostre pagine social. Buona serata. Ben ritrovati. Dopo il mio intervento vedrete un video che sembra un film, ma non è né Dr. House né The Good Doctor. E la realtà è un video realizzato da Telebari dentro il Policlinico Reparto Terapia Intensiva dai nostri Roberto Maggi e Massimo Quercia. Sono immagini fortissime, anche se sono state accuratamente oscurate. Trasuda dolore e trasuda impotenza, perché questo virus è terribile. Quando arrivi nella terapia intensiva devi solo sperare che tutto vada per il verso giusto. Ce lo spiegano i medici e gli infermieri. Medici e infermieri che fino a 7-8 mesi fa venivano osannati e che adesso spesso sono insultati. Perché? Sono insultati perché è la nostra cattiva coscienza, perché noi non vogliamo più saperne niente, perché pensiamo che a marzo abbiamo dato e che poi invece tutto è finito e che adesso bisogna pensare al cenone e ai regali. No, non è finito nulla. Marzo è lontano, questa è la seconda ondata del virus e forse può essercene anche una terza se noi non siamo ragionevoli. Ecco perché abbiamo fatto questo video. Ecco perché non vi facciamo vedere persone, sebbene oscurate, intubate, perché possiate capire che cosa significa. Starete dietro al vetro e anche dentro la terapia intensiva. Così vi accorgerete che non stiamo parlando di una comune influenza, ma di un virus mortale. Telebari partecipa in questa maniera alla responsabilità personale e collettiva alla lotta contro il Covid. Vi ringrazio molto, ci vediamo domani. Video è offerto da Oropan. Buona giornata da Nico Schiodetto. Nel corso di mercoledì un possente anticiclone sarà sempre ben presente sull'Europa centro-orientale, sarà un muro invalicabile ancora per i sistemi perturbati oceanici. Anche se guardate come si inizierà a formare una vasta insidiosa circolazione depressionaria tra Portogallo e Spagna, questa zona di bassa pressione poi nel fine settimana sarà in marcia verso l'Italia. Nel weekend torneranno delle piogge anche al centro nord. Intanto mercoledì variabilità all'estremo sud per infiltrazioni di aria un po' fresca, fredda da nord-est, buono altrove,
un po' di variabilità da segnalare anche sulla Sardegna, però insomma la situazione per gran parte del centro-nord Italia è ancora tranquilla. Ce lo conferma la prossima grafica con le piogge ancora in me presenti all'estremo sud tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, anche se la zona di bassa pressione sarà in graduale assorbimento. Altrove campo anticiclonico, quindi niente piogge, ma la circolazione di bassa pressione che abbiamo visto prima sulla Spagna e sul Portogallo inizierà a prendere corpo, ad essere bella ampia e a muoversi lentamente verso Levante, verso il Mediterraneo centrale. In sintesi quindi, nella giornata di mercoledì sull'Italia una giornata abbastanza bella, con ampie aperture del cielo, cieli sereni o poco nuvolosi, ancora della variabilità sul basso Adriatico e regioni del sud, abbiamo segnalato ancora queste piogge presenti su parte della Sicilia e la Bassa Calabria. Tutti i dettagli precisi, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.